Ben trovati dalla seconda giornata del Salone del Risparmio, dove uno dei temi ricorrenti è che fine ha fatto il risk free, vale a dire come ripensare strategie e modelli di investimento e risparmio in un mondo in cui la volatilità e il rischio non sono più solo appannaggio del comparto azionario. Allora, l'approccio del risparmiatore nei confronti della ricerca di asset class o dei temi di investimento sicuri ovviamente è cambiato drasticamente, perché le certezze che avevamo fino a poco tempo fa, fino all'estate scorsa, ovvero sia che i titoli di Stato potessero essere l'investimento dal quale la sorpresa del rimborso alla fine della vita dello strumento ci sarebbe stato, a questo punto non c'è più. Abbiamo visto quello che è successo in Irlanda nel 2007 e nel 2008 e abbiamo visto quello che è successo col titolo di Stato greci, quindi questo è un dato di fatto e questo deve portare da una parte agli investitori istituzionali come noi, che gestiscono per conto dell'investitore finale i propri quattrini, a una maggiore attenzione nella selezione dei titoli e nella diversificazione, e dall'altra parte l'investitore finale a cercare di distribuire il proprio capitale in un maggior numero possibile di opportunità di investimento, per cercare di non rimanere intrappolato in un singolo tema, in una singola obbligazione o in una singola asset class che, per un motivo esogeno dalla cultura del singolo risparmiatore, purtroppo alla fine non vedrà rimborsato il proprio capitale. Quindi attenzione nella selezione dei titoli e diversificazione del proprio portafoglio. Il concetto di risk free è evoluto moltissimo negli ultimi 2 anni. Fino a 2 anni fa si considerava risk free semplicemente titoli di Stato sovrani e obbligazioni rispetto ad azioni, oppure mercati sviluppati rispetto a mercati emergenti. Oggigiorno è più un miscuglio di questo. I titoli di Stato sovrani non sono necessariamente più risk free. I titoli di Stato sovrani oggigiorno bisogna differenziare tra quelli che sono gli emittenti. Abbiamo avuto infatti l'esempio di ristrutturazioni all'interno di Stati sviluppati, all'interno dell'Europa, con il caso della Grecia, e abbiamo avuto esempio di titoli di Stato che hanno altissima volatilità, come può essere il Portogallo, ma anche come nel caso di emettitori grandi come l'Italia e la Spagna. Quindi in generale dobbiamo pensare che un titolo, per essere effettivamente risk free, deve avere alcune caratteristiche. Una caratteristica è chiaramente la credibilità nel lungo termine dei flussi cedolari, di poter essere ripagati dal punto di vista dell'investimento in capitale. Un altro è quello di avere una volatilità tutto sommato limitata, perché una volatilità molto alta come quella che c'è oggigiorno in alcuni tipi di titoli di Stato è comunque un pericolo per un investitore che debba vendere prima della scadenza naturale del titolo. Ed infine non dobbiamo dimenticarci che risk free potrebbe essere definito dal punto di vista di investimenti nominali, ma potrebbe non esserlo affatto per quel che riguarda la protezione del proprio potere d'acquisto. Potremmo avere dei titoli che possono effettivamente restituire tutti i soldi dal punto di vista nominale, ma che poi non riescono a battere l'inflazione. Quindi dal punto di vista di un investitore bisogna tener conto di queste diverse caratteristiche, bisogna avere la capacità di guardare su diversi tipi di mercato, non solo su titoli obbligazionari governativi, ma anche su titoli corporate che potrebbero fornire attraenti tipi di rendimento, e al tempo stesso magari guardare anche a mercati emergenti come ad esempio il Brasile o il Messico, che permettono di avere dei tassi reali positivi. O per stare ancora su titoli di paesi sviluppati, in Australia per esempio abbiamo ancora tassi reali positivi. I risparmiatori oggi devono tenere a mente delle regole chiare, che sono quelle della diversificazione. In particolare il risparmiatore italiano, a mio modo di vedere, deve fare bene i conti. Cosa intendo dire? Il risparmiatore italiano probabilmente, se uno guarda i dati di Banca d'Italia, probabilmente ha tanto rischio Italia. Il rischio Italia è un buon rischio da avere nei portafogli, purché dosato. Il mio timore è che nei portafogli del risparmiatore italiano sia straordinariamente sovradosato, per cui il primo compito che secondo me tutti noi dobbiamo fare insieme ai nostri risparmiatori è quello di guardare il portafoglio, capire quanta concentrazione di rischio, in particolare rischio Italia, abbiamo, e andare a diversificare almeno questa parte di rischio. Ricordiamoci che questo esercizio sembra complicato, ma in realtà può essere fatto anche veramente con pochi strumenti e molto velocemente. La domanda è come sfruttare la volatilità. La verità è che in questi mesi, in realtà anche in queste giornate del Salone del Risparmio, ci siamo accorti, parlando con gli operatori del settore, che oggi
più che cavalcare la volatilità, l'esigenza del risparmiatore sia quella di gestire il rischio all'interno del portafoglio. L'investitore italiano per definizione non era abituato al rischio, non è propenso al rischio, non lo è tuttora e non penso che lo sarà ancora per i prossimi mesi, quindi riteniamo che lo sforzo da parte di noi operatori del settore, di noi società di gestione del risparmio sia quello di non tanto cavalcare trend di breve periodo, ma dare opportunità attraverso soluzioni di investimento che più che giocare sulla volatilità vadino soprattutto a gestire e a soddisfare l'esigenza primaria che è quella del rischio. E se l'investitore non ha più la AAA a disposizione, secondo me laicamente è corretto che scenda sul doppio A. E l'altro tema importante è il fatto che il risk free esiste, il problema è che comunque è un risk free che ti dà un rendimento negativo. E l'altro elemento secondo me importante da considerare è il fatto che oggi ci sono degli elementi contingenti che hanno portato all'inserimento del rischio di credito all'interno dell'Unione dei governativi europei, dell'Unione monetaria con i governativi europei. Questo è stato legato al fatto che la Germania ha voluto il coinvolgimento del settore privato nella ristrutturazione del debito greco e quindi questo ha portato a un nuovo mondo per quanto riguarda la parte obbligazionaria governativa. E quindi è nato con il coinvolgimento del settore privato il rischio di credito all'interno delle obbligazioni governative dell'area euro. È qualcosa che durerà? Credo di no, o perlomeno non troppo a lungo. Mi ha fatto piacere il fatto che il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, abbia già iniziato a parlare della necessità di introdurre degli euro bills. E quindi questi potrebbero rappresentare il nuovo free risk asset all'interno dell'Unione Monetaria. Dopo i primi mesi di primavera è tornata la volatilità sui mercati azionari ma anche su quelli obbligazionari. Come investire quindi? L'abbiamo chiesto ai gestori, agli esperti del settore che ci hanno raccontato quali potrebbero essere oggi gli investimenti alternativi. Per diversificare non bisogna più guardare alla tradizionale ripartizione dei tre rischi in base alla combinazione, come dicevamo prima, rischio-rendimento, cioè poco rischio, poco rendimento, poco rischio, poche perdite. Oggi in realtà bisogna guardare alla qualità dell'investimento e soprattutto cercare di trovare degli investimenti, come ha detto lei, alternativi. Quindi al di là delle categorie titoli di Stato, obbligazioni o azioni, che ovviamente mantengono le caratteristiche tecniche che tutti sappiamo, bisogna guardare un po' alla caratteristica dell'azione, dell'obbligazione o del titolo di Stato. In che senso? Oggi si parla di sostenibilità. Sostenibilità vuol dire fare qualcosa che esista anche in futuro, quindi in pratica cercare di investire in qualcosa che sopravviva. Quindi gli investimenti alternativi, cosiddetti sostenibili, o di quella categoria che oggi in Italia si chiama impropriamente fondi etici, dall'inglese socially responsible investing, sono una di quelle categorie che ci permettono di investire all'interno di un gruppo di titoli, azioni, obbligazioni che siano, che invece di guardare al rendimento domani mattina, quindi all'andamento del giorno dopo, all'utile del prossimo trimestre, guardano una sopravvivenza di lungo periodo. Quindi il risparmiatore che vorreste diversificare da questo punto di vista potrebbe allungare l'orizzonte temporale sapendo che va a mettere i propri denari, il risparmio, in investimenti che molto probabilmente non falliranno nel giro di 1, 2 o 12 mesi. Senza dubbio il prodotto corporate, in quanto nel corso degli anni ha dimostrato di generare dei ritorni totali paragonabili se non superiori a quelli di un prodotto di sola esposizione azionaria, pur fornendo una volatilità ben inferiore a quella dell'equity. Diciamo che l'investitore che vuole diversificare il portafoglio senza rinunciare a delle potenzialità di ritorni consistenti deve assolutamente guardare a un fondo corporate dove al cui interno siano presenti sia titoli di tipo investment grade, quindi di buona solvibilità creditizia, sia titoli ad alto rischio, che non devono spaventare in quanto la storia ci dice che anche nelle situazioni di crisi comunque i tassi di default si salgono, ma i rendimenti che questi titoli generano più che compensano il rischio di fallimento che l'investitore incorre. Quello che è importante è affidarsi a chi gestisce dei prodotti corporate e ha delle grosse conoscenze del prodotto sottostante, perché l'investitore fai da te che prende esposizione ad un singolo titolo
si prende dei rischi ben superiori. I titoli obbligazionari ad alto rendimento, proprio la parola stessa dicono, hanno un rendimento maggiore a fronte di rischi maggiori. Crediamo però che siamo passati molto velocemente da un contesto di forte indebitamento privato a forte indebitamento pubblico, per cui oggi il rischio è più nei titoli di Stato governativi di anche di alcuni paesi sviluppati, piuttosto che nelle società che detengono bilanci molto solidi, cassa, in particolar modo stiamo parlando delle multinazionali. Si stima che ci sono 7.750 miliardi di dollari nelle principali multinazionali internazionali, che rappresentano il 6% del loro asset. In aggiunta a ciò, il mercato della domanda e dell'offerta resta molto florido. Perché? Perché tutti sono alla ricerca di rendimento, anche per sopperire la mancanza di un risk free che non è più così chiaro e certo sul mercato. I pochi che sono rimasti, cioè i treasury e i bond, danno rendimenti reali negativi, per cui è importante diversificare la componente obbligazionaria, non solo con le obbligazioni corporate investment grade, ma anche con quella ad alto rendimento. La volatilità, e soprattutto la volatilità poi a ribasso, spinge sia i gestori che gli investitori a non prendere posizioni, e questo poi, gli effetti di questo sono stati veramente visibili nella prima parte dell'anno. Dopo l'introduzione delle TRO, i mercati in generale erano veramente sottoesposti. Quello che è chiaro è che un approccio di tipo long short in questa fase è molto pagante, perché bisogna avere delle capacità sia, diciamo, di stock picking, perché anche a livello europeo c'è una dispersione molto alta tra i diversi titoli, e poi un approccio magari avendo un overlay, diciamo, di riduzione dei rischi a livello macro. Al Salone si è parlato anche del rapporto tra risparmio e investimento immobiliare. Certo, in un frangente ancora una volta non facile, in cui questa tipologia di investimento si sta deprezzando. Sicuramente l'investimento immobiliare va inquadrato in un'ottica medio e lungo termine. Tutti gli indici immobiliari, diciamo, in un arco di 15-20 anni, sono dati statistici empirici, hanno sempre battuto sia l'indice azionario che quello obbligazionario. Il vero problema per un risparmiatore è avere la capacità di poter immobilizzare del denaro per un periodo sicuramente non breve, e l'altro aspetto altrettanto importante è quello di poter avere investimenti che siano alla portata di mano, raggiungibili come taglia, come tipologia, per quello che può essere il portafoglio del singolo. Il patrimonio finanziario netto sfiora i 3.000 miliardi di euro. In che modo collegare questo enorme salvadanaio all'economia reale, ma soprattutto come incentivare il risparmio a lungo termine? Queste ed altre domande abbiamo fatto ai nostri esperti. Siamo uno dei paesi col tasso di cultura più basso nei paesi occidentali, e questo è un'evidenza che ci portiamo dietro da anni. Ricordiamo che siamo però un'industria anche giovane, quindi stiamo pagando un pochino il dazio tipico di un'industria molto giovane. La cultura non si fa in breve tempo, è un qualche cosa che deve partire da lontano, probabilmente dai banchi di scuola, come avviene negli altri paesi, ma soprattutto in questa fase dobbiamo comunque renderci conto che i clienti hanno bisogno quanto mai di assistenza. Come lei diceva, la volatilità è molto elevata, l'incertezza la fa da padrone, quindi chiaramente in questo momento in cui c'è disagio da parte dei risparmiatori dobbiamo fare tutto uno sforzo in più per essere a loro vicini, sia chi distribuisce, quindi chi si relaziona con il cliente, ma anche noi che ci occupiamo di soluzioni di investimento dobbiamo essere sempre più prossimi a chi distribuisce, affinché questo poi possa confrontarsi con maggiori argomenti e maggiore proprietà con il cliente finale. Da questo punto di vista è chiaro che dobbiamo puntare sulla semplicità, una semplicità che parta da un'offerta che sia quanto più possibile semplice e che in qualche modo cerchi di essere calibrata su quello che oggi il risparmiatore ci chiede. Oggi cosa ci chiede il risparmiatore? Chiede protezione, certezza dell'investimento, della restituzione del capitale e possibilmente lo stacco della cedola. Credo che l'offerta non possa non tenere conto che queste sono le variabili dinamiche che dovremmo affrontare nel futuro prossimo, almeno per qualche anno. Oggi più che mai è opportuno sottolineare il fatto come in un mondo dove nessuna asset class è più priva di rischio sia fondamentale per il risparmiatore affidarsi agli investitori professionali. Dall'altro lato, gli investitori personali devono capire le esigenze del risparmiatore e adattare i portafogli in base alle esigenze del risparmiatore, ai diversi profili di rischio che il risparmiatore ha. Quindi ci deve essere sempre più una comunicazione molto più forte tra
l'industria del risparmio gestito e il risparmiatore, in modo tale che le esigenze si avvicinino sempre di più e si possa ottenere dei risultati molto più importanti sia per il risparmiatore e anche per l'industria del risparmio gestito. C'è una tradizione del risparmio, non so se c'è una cultura del risparmio, ma certamente questa cultura del risparmio è tempo di averla, perché è fondamentale, cioè soprattutto per le giovani generazioni il risparmio sta diventando un tema assolutamente strategico e per cui dobbiamo prendere quello che ci hanno insegnato i nostri genitori e i nostri nonni sull'importanza di risparmiare in un certo modo e consumare in un altro modo, però declinandolo al 2012 fino al 2100. Il risparmiatore italiano è ovviamente per eccellenza molto difensivo e tende a non indebitarsi più di tanto. Lo sappiamo tutti che il mondo anglosassone è un mondo dove tutta l'area privata va a indebitarsi con una grande frequenza. L'Italia, il risparmiatore italiano, è molto difensivo. C'è da dire però che c'è una cosa che l'italiano deve imparare dal risparmiatore americano, che è la possibilità di andare a essere curioso e andare a investire in nuove asset class, quindi alcuni investimenti alternativi che possono offrire rischio limitato ma hanno dei buoni potenziali di rendimento. È molto importante anche per ottimizzare il portafoglio, perché rimanendo focalizzati su alcune limitate asset class spesso non c'è la possibilità per diversificare in modo efficiente il portafoglio. Investire non è semplice, farlo da soli può essere molto molto complicato e può portare un sacco di errori, quindi la cultura del fai da te è una cultura che ormai è definitivamente superata. Bisogna sicuramente affidarsi a un professionista, lo facciamo col medico, lo facciamo sicuramente, dobbiamo farlo con un investitore, e quindi questo dialogo tra noi e i nostri clienti risparmiatori è essenziale. Il risparmio italiano riempie un salvadanaio enorme, come convogliare questo salvadanaio verso l'economia reale? Ma in realtà il nostro salvadanaio va verso l'economia reale, è chiaro che va dove ci sono delle opportunità di investimento. Gli italiani sono tradizionalmente, perlomeno chi si affida a un fondo di investimento, ben diversificati verso l'estero. Abbiamo subito, fin dagli inizi degli anni 90, aperto verso l'investimento, verso l'azionario nel resto d'Europa. Oggi i mercati emergenti sono sicuramente un tema forte, quindi la diversificazione è al cuore dell'investimento. È chiaro che l'industria italiana, le aziende italiane devono trovare nell'ambito anche del risparmio gestito una fonte di finanziamento, di credito e di crescita, e questo può avvenire se ci sono anche gli strumenti legislativi e fiscali corretti che danno stabilità al processo di investimento.